うん。Jungle. sera ed eccoci nuovamente ad una nuova puntata di Wisp Sport per tutti. Oggi parleremo con un nuovo ospite e parleremo soprattutto di un settore di attività veramente molto affascinante, di cui forse abbiamo parlato poco in quest'ultimo tempo, ma di cui si sta parlando sempre di più perché le persone si avvicinano sempre di più e mi riferisco alle attività sportive di montagna. L'ospite è Nino Carpenito, benvenuto Nino. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato l'invito ed è responsabile del settore di attività sport montagna della WISP Abruzzo Molise. Nino è un piacere averti con noi perché non solo sei il responsabile di questo settore di attività di cui a brevissimo parleremo ma anche perché tu rappresenti una delle due sorelle gemelle della nostra WISP, no? tu sei la parte molisana, questa è WISP Abruzzo Molise, sì. è veramente un grande piacere averti qui. Esatto, ed è anche un piacere mio uh, per poter rappresentare insomma uh, il Molise e chiaramente tutta la struttura d'attività Abruzzo e, e Molise, appunto, di montagna. Senti Nino, allora entriamo subito nel vivo di, eh, di questo tema. Sei il responsabile regionale della Wisp Abruzzo Molise di questo settore di attività, ma non sei solo questo, sei un sacco di cose, fai un sacco di cose. <ride> Beh, Dici sì. Diciamo che... Uh, sì... Uh. Insomma, nel Molise non siamo tante persone, quindi eh, stiamo cercando di creare un gruppo di lavoro molto più ampio, coinvolgendo un po' le varie associazioni territoriali. Eh, attualmente sono presidente del territoriale Campobasso Isernia eh, e chiaramente faccio parte del regionale Abruzzo Molise. Eh, in più diciamo, eh, sono diciamo, responsabile eh, attualmente appunto, della struttura d'attività eh, montagna eh, e sono formatore nazionale. Per quanto riguarda l'arrampicata, la, la eh, collaboro insomma con altri formatori nel, per la formazione appunto di tecnici ehm, che si occupano appunto di arrampicata sportiva e indoor e outdoor. Bene, Nino, allora tu. E ti occupi di tutte queste cose, e a realtà diciamo l'attività principale che insegni perché fai anche attività sì, di formazione istruttore. e sì. ti formi a tua volta, è quella di arrampicata. Sì, arrampicata sportiva. Diciamo che l'arrampicata sportiva sta avendo in, questo, in questi ultimi anni un'esplosione un insomma, eh, come sport di massa, soprattutto con l'apertura di numerose pal palestre, eh, diciamo di boulder, eh, che è un diciamo una, una, una disciplina una costola diciamo dell'arrampicata eh, dell'arrampicata sportiva e che tra l'altro insomma eh, avrà sicuramente un futuro un futuro grande in quanto eh l'arrampicata sportiva è stata eh, diciamo portata alle olimpi sarà diciamo è stata inserita nelle alle olimpiadi come disciplina diciamo delle olimpiadi quindi ci si aspetta un grosso un grosso boom di questa di questa di questa attività sportiva eh quindi avremo sempre più diciamo partecipanti sempre più eh, atleti che si dedicheranno a questo a questo sport eh, io in particolare eh, oltre diciamo a, ad essere mh, formatore nazionale a far parte un po' del team di formazione nazionale della Wisp Montagna eh, gestisco anche insieme alla mia associazione che è l'associazione Malatesta qui a Campobasso un progetto con i bambini eh, legato appunto alla, alla motorietà e che utilizza appunto l'arrampicata come mh, diciamo eh, disciplina eh, per, per far fare attività motorie insomma ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni è una disciplina molto particolare perché ha un elemento eh, diciamo, un elemento molto importante, insomma, che, che mh, diciamo, eh, dal punto di vista della crescita eh, per, i, per i bambini insomma, è, è, è fondamentale, ovvero eh, la gestione di quella che è mh, appunto, la paura: la paura dell'altezza, la paura di, di, insomma, di, 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 mettersi, di confrontarsi con la dimensione verticale. Eh, quindi è, mh, diciamo, ha, ha, valori, eh, ha valori didattici e, e, e Psico, diciamo, che influisce molto anche sull'aspetto psicofisico dei, dei ragazzini in età evolutiva. Senti, ascolta, ma la paura dell'altezza, no? quindi la paura di questa verticalità, è molto diffusa? Guarda, è una cosa che si impara a gestire. L'arrampicata, diciamo che attraverso appunto la tecnica e la didattica e chiaramente la pratica eh, aiuta a gestire questa, questa emozione. È un'emozione un insomma che, che a volte può causare anche diciamo, blocchi psicologici, quello che avviene anche un po' in montagna quando si, 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 si vive insomma in spazi, eh, si pratica attività in spazi aperti. Eh, cioè, L'arrampicata forse ci, ci, ci ci aiuta a gestirla, ci aiuta a, 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 prendere, diciamo, a prendere coscienza anche un po' di, di se stessi, delle paure, ad affrontarle e, e chiaramente l'aspetto formativo, tecnico ci aiuta appunto a avere meno paura e a gestire meglio eh, questa, questa emozione. Senti, mi hai detto che negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che si avvicinano a questo sport dell'arrampicata. Secondo te quali sono le motivazioni? Bah, le motivazioni sono, sono, sono diverse. Eh, sicuramente eh, l'esplosione diciamo, degli sport, sport outdoor eh, 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 ha, ha avuto una grossa influenza su questo, questo tipo di, app di arrampicata. Un po' anche per moda, eh, c'è da dire, insomma, anche perché gli sport, tra virgolette, estremi, eh, insomma, sono diventati un po' più, diciamo, sono più diffusi, quindi la gente ci si avvicina. Vicina molto più facilmente complice anche un po' eh, il web i social insomma si vede sempre più gente che eh posta diciamo video che riguardano appunto attività attività sportive piuttosto insomma, non, 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 diciamo, non di uso comune fino a qualche, a qualche anno fa. Eh, oggi sicuramente si, è, si ha anche una voglia maggiore di praticare sport all'aria aperta, di non rinchiudersi all'interno eh, di spazi chiusi, insomma, eh, visto anche un po' eh, quello che è successo negli, ulti, negli ultimi anni e mezzo, insomma, con. Yeah. Con il Covid eh, oggi si ritorna a scoprire, si ha più consapevolezza un po' di quello che è eh, lo spazio outdoor e sicuramente eh, c'è una grossa spinta verso la pratica, insomma, non soltanto delle attività, diciamo, eh, come l'arrampicata, come l'alpinismo, eh, ma anche, diciamo, fondamentalmente sport che si possono praticare all'era aperta. Vedi mountain bike, vedi il canyoning, vedi eh, le canoe che ormai, insomma. Quasi tutti i laghi sono, sono, diciamo, si vede gente che pratica insomma, queste, queste attività. Noi in particolare nel Molise abbiamo come, come territoriale Campobasso Basso di Serna eh, diverse associazioni che mh, diciamo, si dedicano alle attività outdoor, appunto dall'arrampicata all'alpinismo, al, al semplice trekking, al, al, alle canoe, al canyoning. Insomma, eh, ci siamo ritagliati un po' questo, questo spazio. Ehm, All'interno della nostra regione anche perché la nostra regione eh, ha diciamo, una grossa vocazione per, per gli spazi aperti, per il verde, per le montagne, per una sentieristica eh, insomma abbastanza eh, diciamo, compiuta, abbastanza presente e, e, e insomma è, è anche una spinta insomma, a, a, alla pratica di queste attività nella nostra regione. Noi ci stiamo, cer stiamo cercando di lavorare come comitato territoriale ehm, che ha diciamo, sede a Campobasso eh, nel, nel, diciamo, nel proporre, nel, nello spingere un po' le, le, le persone della nostra regione a praticare queste attività che proponiamo come base Wisp territoriale. Bene, come detto tu, ovviamente la tua, la tua il Molise, ma l'Abruzzo, ugualmente, sono delle, ugualmente. Regioni, sono delle regioni che hanno una naturale vocazione per gli sport in outdoor, soprattutto per gli sport in montagna. Senti, voglio farti una domanda un po' particolare perché io penso alla Wisp, ovviamente penso a uno sport o agli sport popolari, vuol dire per tutti, tutti possono accedere a questi sport, però mi viene da pensare che per esempio l'arrampicata, a differenza forse del trekking, ha anche un, come dire, un coinvolgimento economico un po' particolare, diverso, non è che ci si può improvvisare arrampicatori, c'è cioè da acquistare cioè un impegno di spesa che non può neanche essere sottopagato perché bisogna comprare cose che siano eh, sicure e cose che soprattutto poi non ci tradiscano perché finché ci arrampichiamo al muro in palestra è un conto insomma con tutti gli ostacoli preordinati ma quando poi stiamo su una parete rocciosa credo che le cose cambino. Guarda, ehm, diciamo che eh, nella nella formazione, quando ci si approccia a questa disciplina nella formazione, insomma, di di, di a, a questo sport, ehm, eh, viene fatto un una grossa, diciamo, un grosso approfondimento proprio sulla questione dei materiali eh, che che vengono acquistati. Eh, generalmente ci si affida eh, alle associazioni che hanno competenze appunto in in merito a questa a questa disciplina proprio ehm eh, perché la fornitura dei materiali Almeno nella fase iniziale, eh, diciamo, riusciamo a garantirla noi come associazioni. È chiaro che eh, il, tutto il materiale che viene uti utilizzato sia indoor che outdoor, perché insomma non c'è tanta differenza da questo punto di vista, eh, eh, è tutto del materiale certificato, diciamo, dal, dalle corde ai rinvii al, agli assicuratori: eh, mh, sono tutti oggetto, tutto il materiale che viene acquistato eh, è tutto materiale oggetto chiaramente di. Di, di, diciamo, di test e, e sostanzialmente di certificazioni da parte dell'Unione internazionale del, degli sport diciamo, alpinistici. Ehm, quindi eh, diciamo, il consiglio che, 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 che posso dare quando ci si approccia è sicuramente diciamo, a queste discipline, le discipline da montagna, è sicuramente quello di non lanciarsi in acquisti diciamo eh, eh, immediati in un certo senso ma eh, chiaramente chiedere consiglio alle associazioni di riferimento o ai professionisti di riferimento in modo tale da poter dare indicazioni eh, a, diciamo, per l'acquisto di questo materiale. Eh, è sicuramente eh, diciamo, vanno, vanno esclusi, Va escluso tutto quel materiale che magari alcuni eh, mh, possono considerare valido che è quello delle ferramente, ma vanno, il materiale va acquistato sicuramente in, in, in negozio specifici che vendono materiale, materiale di, di, diciamo, legato alla montagna quindi dalle corde al, al, ai, ai moschettoni rinvi aggiungo soltanto una cosa che chiaramente come dicevo prima nella formazione noi approfondiamo molto questo aspetto proprio perché è un percorso diciamo la, la, approcciarsi alle attività in montagna e soprattutto all'arrampicata come all'alpinismo o, o, o altre discipline legate a questo anche diciamo che è, è è fondamentale ehm, diciamo, essere seguiti, avere un approccio diciamo, eh, per step, un percorso che, 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 che deve essere ehm, diciamo, non può finire con un semplice corso base, ma queste, questi sport hanno necessità proprio di, di una grande passione prima di tutto e di uno studio costante proprio perché insomma, i rischi sono, sono piuttosto alti, sia quelli eh, diciamo, ehm, che sono dovuti appunto, ad errori umani, sia i rischi che si trovano appunto negli spazi aperti, negli spazi outdoor e in particolare nell'ambiente nell montagna. Allora, prima di chiudere la trasmissione eh, vorrei che tu mi dicessi quali sono i prossimi appuntamenti o eventi, manifestazioni, insomma, i prossimi appuntamenti importanti che eh, avete messo già nel calderone a cui pensate di partecipare. Allora, sicuramente la parte formativa è, è sempre diciamo, è un percorso costante per quanto riguarda la nostra struttura di attività eh, come dicevo prima è fondamentale per approcciarsi a, questi, a questo sport quindi sicuramente quello che, che consiglio è, è, è diciamo, far riferimento alla nostra struttura di attività eh, anche tramite insomma, il nostro sito, sito internet della WISP e, e chiedere, insomma, tutto, tutto ciò che avverrà nei prossimi mesi per quanto riguarda la formazione. Eh, chiaramente abbiamo attivato da qualche settimana ed è in corso, eh, appunto, una formazione legata ai tecnici di arrampicata eh, che stiamo portando avanti e credo finirà nel, nei prossimi, nei pro, nelle prossime due o tre settimane. Eh, in più, abbiamo degli eventi nella zona delle Mainarde che stiamo mettendo, insomma, mettendo su, di organizzare anche per ridare un po' uno slancio eh, alla, alla, alla nostra associazione appunto al nostro territoriale ehm, per quanto riguarda appunto dei, un festival che dovrebbe, dovrebbe riguardare appunto gli sport di montagna e che a, a, approccerà un po' a, a quelle che sono le, le diciamo le, le attività eh, più vicine alla nostra struttura. Eh, quindi organizzeremo credo per la fine di agosto inizi di settembre eh, un campeggio sportivo nella zona delle, delle Mainarde nella zona del lago di San Vincenzo eh, diciamo siamo alla, quarta, alla quinta edizione e stiamo cercando insomma di, 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 di spingere anche il nostro territorio eh, con, diciamo, verso un turismo che sia eh, di qualità e quindi un turismo sportivo eh, quindi mh, insomma, la, la, il nostro intento è quello di ehm, selezionare un po' eh, da, il turismo di massa e quindi cercare di dare un'impronta un maggiore a quelle che sono le risorse naturalistiche eh, del nostro territorio è chiaro che uno sport eh, diciamo il, il turismo sportivo ehm, diciamo porta qualità al territorio e, e quindi diciamo abbiamo, abbiamo un valore aggiunto che è quello appunto degli sport, degli sport in montagna. La nostra proposta che faremo per i prossimi mesi saranno sicuramente attività legate, eh, legate a questo tipo di attività, diciamo che tutte le associazioni del territorio. Eh, sono, sono già impegnate in, diversi, eh, in diverse diciamo, proposte che vanno appunto da, dalla, dalla sempli, diciamo, dal semplice giro in canoa. Eh, adesso c'è un'associazione territoriale che sta lavorando: eh, Orizzonti Verticali, che sta, sta lavorando ad una giornata eh, dedicata alla pulizia insomma, di un'area un del nostro Matese. Eh, ci sono altre associazioni che eh, stanno lavorando al. Alla tracciatura di sentieri nella zona sempre matesina, e quindi voglio dire, eh, ci si è sempre: diciamo, le attività sono, sono sempre, sempre in corso Benissimo. e noi cerchiamo insomma di mettercela. Tutta perfetto. Allora, buon lavoro e, e ottima riuscita per tutto quello che avete in cantiere, quello che state progettando, programmando. Speriamo che vada tutto molto bene. È stato un piacere averti qui ospite insieme a noi, Nino. Grazie. Grazie, grazie mille a voi per l'invito e vi auguro una, un buon anno di attività Wisp. Grazie di nuovo, grazie per essere stato qui con noi e grazie a voi che ci seguite da casa, a tutto il pubblico e ai telespettatori che sono sempre con noi. Arrivederci. Audio